Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. Che non ci permettono di vivere la fede come rapporto con te, in verità e pienezza. Come per i sacerdoti, la religiosità diventa talvolta un impedimento e il posto di Dio è occupato dall'io, dal potere, dal denaro. Aiutaci ad avere un cuore libero. Spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Il Signore mi ha castigato duramente. Non mi ha consegnato alla morte. Signore Gesù, la commozione mi afferra nel vederti cadere a terra per me, che non ho alcun merito, ma solo una moltitudine di peccati. Sii tu il mio aiuto, rialzami.
Fabrizio. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei il figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso, è il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui, ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene, ha detto infatti: sono figlio di Dio. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: Eli! 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 Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù, di nuovo, gridò a gran voce ed emise lo spirito. Thank you.
io, appeso a una croce, per te. Figlio mio, tu sei qui. Scende la spada nel cuore. Scende sul mondo la notte. Qui, sul mio grembo, come agnello svelato, sei qui. E io sono qui con te. Niente può farti male ormai. Qui, sul mio grembo, un'ultima volta, sei qui. Non è qui. È risuscitato. Questo è il mio comandamento. Che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Non siete voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi.